Italia Oggi, il quotidiano di economia, quotidiano giuridico e di politica, ha stilato la classifica sulla qualità della vita inerente alle province italiane. Taranto è stata relegata al 101° posto in graduatoria. Peggio di Taranto, al 107° Crotone. Le prime posizioni sono abbastanza prevedibili. Parliamo di Bolzano, Milano e Bologna. Taranto è l'ultima, il fanalino di coda in Puglia. Beh, devo dire che questi dati non mi sorprendono affatto, anzi fotografano tristemente e riproducono appieno il quadro drammatico che vive Taranto. È la prova provata di quello che io ho sempre evidenziato: le favole, le chiacchiere, le menzogne, gli inganni che vengono perpetrati ogni giorno da Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della provincia, perché stiamo parlando di una classifica che riguarda non solo la città ma la provincia in toto. Quante chiacchiere di Rinaldo Melucci! Stiamo seminando la rinascita, questo è il risultato, 101° su 107. Il meglio viene adesso, questo è il meglio, che Taranto precipita nelle classifiche. Queste classifiche vengono stilate su una serie di parametri che guardano varie voci, diciamo vari indicatori. Beh, è chiaro che si arrivi poi al 101° posto. Pensiamo alla questione ambientale, al dramma ambientale di Taranto, pensiamo al dramma occupazionale, pensiamo alle infrastrutture, una Taranto isolata dal resto d'Italia e a livello aeroportuale e a livello di ferrovie, ma anche collegamenti stradali da terzo mondo. Un territorio cresce attraverso la cultura. Qui si fanno soltanto a Taranto feste e festicciole, si fanno eventi con cui si danno contributi agli amici degli amici. La cultura non cresce perché noi abbiamo un patrimonio immenso, il patrimonio archeologico, che non viene valorizzato. Una immagine per tutte, gli ipogei tristemente chiusi. La situazione occupazionale, ho fatto riferimento, ma è ovvio, un territorio che non riesce ad accogliere, non riesce a crescere, non si rende appetibile, è ovvio che non può creare occupazione. Penso a un territorio appetibile e penso al turismo. Cosa offre Taranto? Cosa ha offerto Taranto, cosa ha prodotto Taranto come marketing territoriale, come promozione del territorio? Nulla. 7,5 milioni di euro gettati, sperperati per il 6GP. E questi sono i risultati, signori cari. Cioè, io non voglio ripetermi e non voglio ripetere sistematicamente e ossessivamente la questione 6GP, ma quando un'amministrazione comunale scialacqua una cifra abnorme per poi ritrovarci ai piedi di Cristo nelle classifiche, non è solo questione di quest'anno, è ogni anno. Se non siamo 101° siamo 99° e se non siamo 99° siamo 103°, stiamo comunque tra i 95 e 100 e giù di lì. Allora, quando noi mettiamo insieme questo puzzle di elementi, è ovvio che andiamo a produrre un risultato misero, un risultato miserrimo, oserei dire. Queste componenti che si aggregano producono il risultato. Nessuno si deve scandalizzare. Non mi venite a dire no, ma sono soltanto dati, sono soltanto numeri. Sì, è ovvio che stiamo parlando di numeri, ma certamente se Taranto magari, ecco, non sarà 101°, sarà 90°, sarà 95°, sarà 89°, voglio proprio essere buono, ma il quadro è ugualmente penoso. Non potrà certo dire Rinaldo Melucci che le cifre, i dati sono inventati. Il quadro è questo: un sindaco fallimentare quale Rinaldo Melucci, un presidente della provincia fallimentare quale Rinaldo Melucci, nessuna prospettiva di sviluppo. Ah, dimenticavo,
Una città che non può rendersi appetibile quando presenta condizioni da terzo mondo e quindi invivibilità urbana assoluta, zero servizi. E insomma, passatemi una battuta, diceva Totò, è la somma che fa il totale, no? Passatemi questa espressione. Sommando le varie criticità, esce, viene fuori la frittata. Questa è la Taranto guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, questa è la Taranto guidata dal presidente della provincia, sempre Rinaldo Melucci. 101esimi su 107. Auguri Taranto!